Buonasera e benvenuti a 7 Sera. Nella puntata di oggi scopriremo tutte le novità dell'appuntamento in assoluto più glamour della nostra rete, che è Living Style. Allora, questa sera con due dei protagonisti andremo dietro le quinte dell'eleganza, della moda, ma anche della tecnologia per scoprire tutte le novità, come vi ho detto, ma anche e soprattutto per farci svelare tutti i consigli e non farci mai trovare impreparati. Nella seconda parte poi usciremo dal nostro salotto per conoscere un nuovo ospite, ma non vi svelo niente perché lo vedremo dopo insieme. Allora, vi presento subito i miei primi due ospiti. Allora, buonasera e benvenuta. Tati Rossi, redattrice inviata dei Buonasera. servizi esterni di Living Style. Buonasera e benvenuta. Buonasera E buonasera e benvenuta anche Nicola Maggi, attore, autore e conduttore dei servizi ovviamente in esterna di Living Style. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua, che piacere avervi. Questa sarà una puntata super elegante. No, poi intanto tu hai aperto dicendo il programma più glamour della rete, quindi io andrei già via per dire. No, no, dovete stare e dirmi tutte le novità, perché io so che questa è la seconda edizione sulla nostra rete, ma ce n'è stata una primissima che era sul web. E allora vediamo un pochino la storia di questo programma per arrivare poi a oggi, perché c'è qualcosa di super curioso e divertente da vedere. Allora, un pochino allora di... abbiamo iniziato 3 anni fa sul web, poi l'anno dopo sulla prima, su una rete appunto televisiva, per 2 anni siamo qua su 7 Gold, quindi con la terza edizione, seconda di 7 Gold, e venerdì andrà in onda, quindi domani, la nostra quinta puntata di questa nuova stagione. Della quale sappiamo tutto. Tutto. quasi niente. Però lasciami dire, Alessandra, che Nicola è la new entry di quest'anno, quindi quella più importante. Benissimo, per cui qualche piccolo aneddoto nuovissimo lo aspettiamo da te. Allora, un qualche motivo per cui tu hai deciso di iniziare questa esperienza, da dove arrivi e come pensi che potrà andare questa avventura? Questo me lo chiedo anch'io, perché ho deciso di iniziare questa esperienza. No, intanto perché... io arrivo dall'intrattenimento live, oltre dalla radio, da tutto un percorso che è nato con la radio e poi è andato avanti un po', appunto con il live, come ti spiegavo prima, con 8 anni di Family Lab, che è uno spettacolo dal vivo, completamente dedicato al talento. Bello. E dal quale poi è nato un programma televisivo che ho scritto e che sto cercando disperatamente di produrre. Vediamo, adesso, questo era non un so appello quanti soldi vago. Hai da parte tu, però magari... guarda, qui possiamo fare una colletta se vuoi. Però nel frattempo c'è questo meraviglioso appuntamento, ripetiamo, tutti i venerdì alle 18.15 sulla nostra 18.15, rete. Sì, Living Style. Living Style. Allora, c'è un qualcosina, vediamo già qualche immagine, ma io chiederei alla regia di rientrare, perché avete portato una chicca. Si vede da pochissimo passare sugli schermi, è uno spot super divertente, si vede un po' questa tua allegria, questa tua energia. Sì, ma in realtà ho scritto questo soggettino, no? Per sdrammatizzare un po' il concetto di, appunto, di lusso, di glamour e quant'altro, no? Che poi, visti anche i tempi, mi sembrava un po' troppo, come dire, forse eccessivo, no? E allora, come vedi, in questo spot ho cercato di sdrammatizzare il tutto, partendo sì dalla Ferrari, quindi ancora un po' da questa idea, molto anche milanese, un po' anni 80, no? Di proporre tutto questo benessere, per poi in realtà con Tati, che è stata eccezionale, devo dire la verità. È una fatica a salire sulla panda. È stata eccezionale, per cui... Dalla fuoriserie, in realtà poi andiamo via su questa panda con Tati disperata. Ovviamente ambiva. Ambivo al Ferrari. E invece niente. Sentiamo, vediamo un po' come vi siete ridimensionati in eleganza con il vostro spot. Lo vediamo e torniamo qua, continuiamo a parlare dopo. Vediamo subito lo spot. Amici, è arrivato il momento di chiarire il concetto di Living Style. Manca soltanto la nostra inviata di punta, Tati Rossi. Ma eccola lì. Ma è bellissima. Ah, la macchina. Vabbè. Ma cosa vuoi? Qualcuno in questo paese dovrà pur vivere tra lusso e fuori serie, eh? Ma sali, dai, che partiamo per il nostro viaggio. Moda, motori, cultura, benessere, tecnologia. Ma in quanti posti ti porterò? Piccola, Ma cosa fa con la mia macchina? Sì, vabbè, ma non si inalberi, mi scusi, è un banalissimo scambio di chiavi. D'altro canto i modelli sono talmente simili che può capitare, dico. Sì, proprio simili, ma va. Ma guarda, cara, non ti preoccupare, Tati, guarda, disponiamo di un mezzo altrettanto veloce e tra l'altro dall'indubbio fascino vintage, eh? Sei contenta? Molto. E allora sali, non ti preoccupare, dai, via. Questa sì che è una macchina, prego. Eccoci, bravissima. E allora vi aspettiamo ogni venerdì sera alle 6:15 su 7 Gold con Living Style. Perché ricordate che lo stile, in un modo o nell'altro, alberga in ognuno di noi.
Via! Nicola, ma io volevo la Ferrari! Ma ti ho fatto la trippa con i fagioli! Ma Ferrari. No! Tati, ti sei lamentata tantissimo, ma sempre su una macchina italiana sei rimasta, per cui va bene, Insomma, poi di grande design, peraltro, assolutamente. No? Scherziamo. Assolutamente. Allora, vediamo un po' lo stile albergo in ognuno di noi. Allora, vediamo un pochino, io ho parlato di moda ed eleganza, ho detto che saremmo andati dietro le quinte, però vediamo un po' veramente di che cosa parleremo in questa nuova edizione, per cui io mi affiderei a te per la moda e l'eleganza, poi magari vengo da te per tecnologia e qualche altra cosa. Allora, parleremo di moda, stile, nuove tendenze, ma parleremo anche di cultura, ci sarà quest'anno la nostra Marta Casanova che andrà in giro per le rassegne, presentazione di libri, quindi anche diciamo abbastanza la cultura la abbiamo da non dimenticare, perché esatto. Insomma, l'eleganza sì, è bello avere anche un background. Esatto, io mi occupo invece principalmente di eventi che possono essere musicali, quindi artisti, come per esempio quello del Brunot che poi immagino vedremo, e poi c'è Nicola che invece si occuperà di... Rubare Ferrari, perché punto, almeno iniziamo a creare un parco macchine. Riciclare Panda, ecco. Allora, ma in realtà quello che dovrei fare io, l'hai detto tu prima, no? Cioè io sono la new entry, un po' il guastatore, no? Del programma, tra virgolette. Per cui io cerco di portare un po' il mio modo, per questo ti ho fatto quel preambolo all'inizio, che è un po' quello del live, per cui disdrammatizzare anche un po' gli ospiti, le interviste, perché ci troviamo a che fare ovviamente con chef stellati, per esempio, importanti, piuttosto che con associazioni come recentemente Back to Work, legata a Sole 24 Ore, quindi argomenti anche estremamente importanti, però ai quali io cerco di dare un taglio un po' personale, sì, anche per creare maggiore interesse anche nei confronti del telespettatore e tirarlo un po' fuori magari dalla routine, capito, quali sono i vostri obiettivi, dove andiamo, cosa facciamo, quindi cercando di sdrammatizzare un po', sempre con molto rispetto ovviamente per l'intervistato, però il gioco per me è sostanziale. Fantastico, un po' un nuovo modo di appassionarsi magari a qualcosa di nuovo e poi diciamo che è un po' uno specchio la vostra trasmissione della realtà italiana, vastissima ma tutta da conoscere, perché abbiamo delle eccellenze e spesso noi non riusciamo a raggiungerle, con voi invece si può scoprire tantissimo. Siete però una grande squadra, allora esatto. Tu prima hai nominato un'altra inviata, siete esatto. Tantissimi, vogliamo dire giusto i nomi per ricordare, certo, allora, che tutti non ci stavate. Lei dall'alto. Guarda, lascio a Tati che li sa memoria, vai. Li ho studiati. Vai. Partiamo dall'alto, quindi c'è il nostro produttore di attore Emanuele Patriello, poi c'è la regista Paola Mendolara, Laura Testini che conduce in studio, Nicola e io la on the road. Laura Testini, elegantissima. Bellissima Laura. Poi abbiamo il nostro architetto, Donatella De Lucia. Poi che altro abbiamo, Nicola? Beh, poi comunque... Poi seguirci. Certo, gli operatori, i microfonisti, comunque è una squadra, devo dire, ecco, se posso dire una cosa conclusiva, credo il tempo è determinato. No, abbiamo ancora un pochino. Okay. No, state. Preparami Sergio Fabretto, assolutamente. Ah, beh, certo. E Valerio certo. Eugenio Brambilla. Certo. Che è Sergio, che è operatore, ma in realtà... L'ho visto anche in un servizio al pianoforte. Perché vedi, perché è un musicista, certo. Personaggi eclettici, in linea stai c'è un po' di tutto. No, questo ti volevo dire, appunto, l'edizione di quest'anno cerchiamo di renderla ancora più colorata e come dicevi tu, tante sono le eccellenze, no? Tantissime. E in questo momento è proprio bello raccontarle nella maniera, secondo me, secondo noi, più semplice possibile. Senti, c'è un incontro che ci puoi svelare un pochino in anteprima, che vedremo prossimamente, magari già domani o chissà nelle prossime puntate, ma qualche chicca, dai, daccela. Ma dovrei incontrare Lady Gaga mercoledì, mi pare. No. Abbiamo un servizio molto bello, no, abbiamo un servizio molto bello mercoledì e incontriamo uno chef di Monza, e tra l'altro in una location, in un luogo veramente bellissimo, nell'Arengario, nella zona ormai completamente pedonale di Monza, a proposito di cose vicino ma molto belle, e racconteremo un po' la storia anche proprio di questa famiglia, perché sono in realtà due fratelli e una sorella che insieme hanno costruito una realtà davvero, davvero importante in Lombardia, conosciuta in tutta Italia. Ecco, per esempio, anche questo è il modo, no, con il quale ci piace raccontare Living Style, con questa semplicità, ma in luoghi che davvero, come tu dicevi, rappresentano l'eccellenza. 30 secondi finali, un momento indimenticabile nella tua esperienza di inviata per Living Style. Contiamo tutte e tre le edizioni, ma se anche quello da vedere, che non è ancora arrivato, raccontacelo pure, noi non ci formalizziamo. Direi forse l'incontro con Whoopi Goldberg l'anno scorso, bello. Durante la prima del musical Sister Act a Milano,
È stato bello, davvero un evento importante, un'emozione, insomma, in conferenza proprio anche carino. Anche voi inviati vi emozionate quanto noi che poi vi guardiamo. Assolutamente eh? Sì, e peraltro Alessandra, la protagonista, quindi la pupa italiana mm-hmm. di quel musical, l'abbiamo vista nella scorsa puntata, perché è una affermata cantante, Loretta Grace, mm-hmm. al Blue Note, quindi è stato anche quello un evento molto che è andato molto bene. Bene, benissimo. La Mondana Tati, vedi che meraviglia. Sì. Hai visto? Grazie a te che vai a sentirti dappertutto lavorando. Bellissimo lavoro. Devo dire, noi a volte siamo fortunati, perché possiamo vedere tanto lavorando. Non davvero, tutti, non tutti certo. possono. Davvero. Allora, bene, bene, bene. Grazie Tati, grazie Nicola. L'appuntamento grazie con voi è domani alle 18.15 e poi da domani tutti i venerdì, Living Style, 7 gol, sempre 18.15. Grazie. Fantastico. Grazie mille, adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate qui perché dal nostro salotto andiamo in esterno e chissà che cosa ci sarà. A tra pochissimo. Grazie. Grazie.